Martedì 26 marzo 2019, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è martedì e come tutti i martedì parliamo di periferie, il nostro focus periferie lo facciamo in compagnia della consulta Periferie Milano e con il padrone di casa del martedì, Walter Cherubini. Buongiorno Walter. Buona giornata a voi, ben ritrovati. Ben ritrovato Walter per questo 71esimo appuntamento insieme alla consulta Periferie Milano. 71 edizioni, direi che è un buon numero, c'è un buon consolidato su web tra le altre cose, perché si possono andare a rivedere le trasmissioni e quindi, siccome sono tutte abbastanza tematiche, si può leggere la periferia attraverso le testimonianze di tutte le decine di ospiti che abbiamo avuto. E oggi ritorna Romano Ranaldi, presidente dell'associazione Giovani e Famiglia, che in particolare gestisce uno tra i più grossi doposcuola in quel di Baggio. Bentornato Romano, sono ben contento di averti qui. Insomma, buona giornata gradito, a voi, grazie. Un gradito ritorno, perché insomma con la tua associazione appunto in quel di Baggio, insomma, da anni ormai date risposte interessanti a quello che è appunto soprattutto il reparto del doposcuola, diciamo, giusto? Ricordiamo un po' questo, quello che fate, appunto, ricordiamo un attimo. Accompagnamento scolastico che diventa sempre più importante e anche nei numeri, perché abbiamo continue richieste, abbiamo raggiunto i 175 ragazzi, bambini e ragazzi che... Ricordiamo ragazzi di tutte le età... Che vanno dai 6 ai 15 anni. Elementari, medie e anche qualcuno delle superiori, della prima, seconda, ragazzi che escono dal nostro percorso, che ci chiedono di poter continuare a frequentare l'associazione per un aiuto, ma anche perché hanno trovato un'accoglienza, per cui vengono, alcuni studiano da soli, però l'importante è che stiano lì con noi e chiedono solo raramente l'aiuto, eccetera. Abbiamo sviluppato un nuovo progetto dove diamo anche a 23 ragazzi il pranzo pizza al mercoledì e al venerdì. Abbiamo attivato un piccolo laboratorio sperimentale cinematografico, dove vorremmo proiettare dei film per ragazzi, eccetera, vediamo se avrà seguito, e possibilmente cercheremo di attivare un laboratorio di giochi di ruolo, per dire impegnare i ragazzi magari un sabato al mese a lavorare con queste cose col cervello, allontanandosi dai molto interessante, perché io non ti ci vedo a giocare a giochi di ruolo, Romano, nel senso, non credo che tu sia un grande giocatore di ruolo. Quindi dove hai trovato questa ispirazione di dire facciamo questa ispirazione viene da un professore della media, perché devo dire che la media adiacente a noi, la Primo Levi, ci sono alcuni professori che hanno volontariamente e che ascoltano, però anche sono venuti volontariamente a fare i volontari in associazione nel tempo che riescono e come riescono. Questo mi fa piacere, perché la loro venuta è dipesa dal fatto che hanno trovato una grande accoglienza, e questo è un merito. Ci viene anche un professore del liceo di Corsico che porta due giovani, dice nel limite del possibile, è un professore di italiano, e dice del Righi Falconi, e dice mi piace questo ambiente, cercherò di venire il più possibile. Sì, no, interessante che sono professori comunque ascolto, cioè che capiscono che cosa davvero i ragazzi capiscono. Non vogliono più o meno c'è fare, cioè, il gioco di ruolo è una cosa che vuol dire che hai captato dai ragazzi questa esigenza. Questo professore dice io vorrei attivare, cosa ne dici se facciamo una cosa del genere? Io gli ho detto sono qui dalla mattina alla sera tutti i dì della settimana, però al sabato pomeriggio, se tu ti impegni a guidarlo te, io sarò presente nel limite del possibile, magari sempre, magari no, però tengo famiglia anch'io, qualche cosa dovrò fare anche per la mia famiglia. Però questo è una cosa che aiuta molto. Poi siamo legati con questo progetto Everest alla parrocchia, dove abbiamo attivato proprio laboratori manuali tipo cartonito, danza. Abbiamo fatto il laboratorio teatrale, c'è un laboratorio sportivo, e all'inizio sembrava che stentasse, però anche a quel laboratorio, se aggiungiamo nella gestione, ci sono altri 50 ragazzini che partecipano nel progetto Everest
anche attraverso la parrocchia, e sono anche 50. Insomma, un apporto quello che date al territorio, al quartiere, è molto importante. Fate un lavoro molto importante e lo fate tutto volontariamente. Credo. Noi lo facciamo tutto volontariamente. Anche nel limite, che non lo sapessi. Nel limite del possibile, facciamo ad alcuni educatori dei contrattini in carico, perché non credo che ci sia un universitario che può spendere 10 ore alla settimana per fare solo il volontario. Allora a questi ragazzi ogni tanto qualcuno facciamo questi contrattini di incarico, mentre ci sono professori, ex maestri, maestri anche ancora in attività che offrono la loro opera insieme. Questa cosa mi piace, perché la cosa che mi piace più è la nostra accoglienza, la relazione che abbiamo con le famiglie, perché c'è una professoressa che viene da Vermezzo, è venuta una volta a vedere cosa facevamo perché ha visto su internet la nostra associazione e mi ha detto: che bello, qui mi trovo bene, io voglio venire qua. E due volte alla settimana viene lì a fare matematica, perché lei è specializzata in questo, e questo mi fa molto piacere. Con le medie abbiamo una buona relazione, tra l'altro quella che sostituisce il preside fantasma della Primo Levi è una persona molto collaborativa, la quale ha cercato di offrire anche la sua opera nei tempi che può, ma adesso che fa la vicepreside è difficile. E però mi ha detto: signora Nandi, cerchi di stare bene, perché siamo in tanti a avere bisogno di lei. Voglio dire, sarà una battuta. Guarda, quando Romano parla della preside fantasma, è quella famosa preside che è stata spostata da una scuola più centrale a una scuola di periferia perché è distaccata in Francia, giusto? È questa storia ancora? Sì, sì, è ancora questa la storia. Cioè, il quadro... noi partiamo da un particolare, ma poi, se soprattutto vogliamo vederlo in chiave periferica, che non è quella di vedere un singolo quartiere, una singola iniziativa, perché poi a Milano anche, e nelle periferie anche, ci sono tantissime cose che vanno bene, tante occasioni. Il problema è che bisogna guardarlo nel suo sistema. Allora, da una parte della strada c'è un doposcuola che funziona ormai da lustri, aumenta come iscritti. Dall'altra parte della strada c'è un sistema scolastico che cosa assegna come dirigente scolastica? Una dirigente che non c'è, perché si trova da un'altra parte. E appunto poi nel sistema delle cose, quali sono gli accadimenti, è che questa dirigente scolastica era nella scuola di Piazza Sicilia, che secondo quella che è stata un po' la topografia individuata dall'Agenzia delle Entrate è semicentro. Che cosa hanno fatto dopo la protesta dei genitori e anche degli insegnanti, che invece chiedevano giustamente una dirigente scolastica? La cattedra di questa dirigente scolastica effettiva, che però è distaccata in Francia ormai da un decennio per dei buoni motivi, però sta di fatto che è distaccata e non c'è, dove l'hanno mandata? L'hanno mandata nella scuola di periferia a Baggio. Questo, se vogliamo proprio tirare le estreme conseguenze. E chi fa le veci adesso di questa dirigente scolastica? Le fa una dirigente scolastica di un'altra scuola, sempre del circondario. Molto volenterosa, quanto mi ha capito. No, che adesso deve sdoppiarsi. Quindi, da una parte, una scuola del semicentro ha avuto la dirigente scolastica, invece nella periferia una scuola di periferia non ha la dirigente scolastica, e un'altra scuola di periferia adesso deve vedere il tempo della propria dirigente scolastica sdoppiato su due scuole. Cioè, i meccanismi funzionano così, questo è il tema della periferia. Perché poi si può anche dire: ma il problema del precariato è un problema generale, ma è chiaro che poi va a insistere in determinate aree che alcune volte sono già svantaggiate di loro, e se a svantaggio cumuliamo lo svantaggio, poi è chiaro che abbiamo tutta una serie di situazioni dove
il tema della dispersione scolastica sicuramente è un tema fondamentale. Ci sono altri temi importanti però che riguardano un po' la storia di Romano, ma anche di tante altre realtà come quella di Romano. Insomma, parliamo di volontari, parliamo di gente che occupa il proprio tempo spontaneamente, impegnandosi verso qualcosa e qualcun altro, in questo caso aiutando qualcun altro. Ci si aspetta, ci si aspetterebbe insomma che qualcuno più in su, più in giù, poi bisogna capire sulla scala alimentare a che punto stiamo essi, dia una mano, aiuti, dia degli spazi, così. In realtà ultimamente questa cosa comincia a scricchiolare, perché se da una parte appunto abbiamo delle istituzioni che magari hanno trovato dei luoghi svuoti e adesso li vogliono dare con dei prezzi diciamo stracciati ad associazioni così, dall'altra abbiamo il comune magari che dice no, poi devo fare reddito, quindi dovete pagarmi l'affitto, il posto non è più a norma, se volete mettere una norma dovete pagare voi le spese. Insomma, è un... da che parte stiamo andando soprattutto? Cioè... c'è chi fa un passo avanti e chi li fa tre indietro, però. Come funziona, Walter, qua? Ma, giusta la fotografia che hai fatto, il tema è questo, e cioè che non c'è una visione sistemica. Per cui, cosa vuol dire una visione sistemica? È cercare di tenere conto delle varie condizioni che ci sono ed anche dal punto di vista normativo e amministrativo intervenire di conseguenza. Se io il tema dell'utilizzo degli spazi, dell'assegnazione degli spazi, ma anche del rinnovo degli spazi, perché ci sono tutta una serie di associazioni che utilizzano spazi pubblici e allora arrivano a scadenza perché c'è un tempo fissato. Allora, come avviene questo tipo di rinnovo? Se da una parte si continua a enfatizzare il ruolo dell'associazionismo, delle presenze culturali, sociali, che sono un riverbero importante per i quartieri, dall'altra parte c'è un meccanismo amministrativo oggi del comune che tutte le associazioni che sono già dentro in spazi, tenuto conto che ce ne sono tantissimi liberi, quindi non c'è un problema di saturazione, ho tante richieste o pochi spazi, no, qui il problema è che ho degli spazi che sono già occupati con delle presenze ormai stabili da anni, da decenni forse anche, e nello stesso tempo ho tantissimi altri spazi che sono vuoti, che potrebbero essere utilizzati e potrebbero essere dati ad altre presenze. Che cosa si fa? Con una logica del far cassa, ma è una logica del far cassa cieca, perché va a mettere in difficoltà tutta una serie di presenze che già svolgono un lavoro sul territorio e in più, oltre a queste, soprattutto delle aree di volontariato, oltre a dirgli guarda, adesso vedremo se continuerai perché dobbiamo mettere a bando il tuo spazio, oltretutto gli fanno pagare anche un affitto e, come anche in alcuni casi, gli fanno pagare le spese di ristrutturazione, magari luoghi dove erano già dentro, luoghi comunali, si dico adesso devi pagare anche le spese di ristrutturazione perché non c'è più a norma. E qui abbiamo una situazione, c'è un po' una dicotomia, ne abbiamo parlato anche nella scorsa trasmissione, dove per esempio la regione Lombardia adesso ha mandato a bando alcuni spazi nell'area dell'Aler San Siro. Sì. E nella sostanza investe 200.000 euro per coprire proprio i costi di ristrutturazione di spazi che non sono a norma, che devono essere rimessi, proprio per cercare di... Di un bel numero di spazi, che non erano pochissimi, decina. C'erano nove spazi di vario genere. E ne avevi un 20.000 euro spazio il prezzo della ristrutturazione. Lì dipende dagli spazi. No, ma io sto pensando a questo, Walter, cioè che per Aler, non diciamo sono bruscoletti, perché insomma sappiamo che Aler non è che proprio ha dei soldi che gli escono, però insomma è una cifra che può essere abbordabile per Aler riuscire a fare un ragionamento del genere. Ma li ha messi anche la regione. Li ha messi anche la regione, cosa, appunto. Quindi una cifra che è anche solo la metà, immagino un 10, 7, 8 mila euro per una situazione come quella di Romano sono la fine. Preventivati dai tecnici del comune, io dovrò fare una spesa di 12.000 euro. Quando ha letto Romano, quando ha letto 12.000 euro, cosa ha detto? Cioè dove li vado a prendere? Dove li vado a prendere? Io nel tempo cerco di fare il certosino, cerchiamo di... nello stesso tempo, per fortuna, c'è una fondazione che ci aiuta e qualcun altro, e io
per fare questa cosa. Accetto il bando, però devo dire con sofferenza, no? Perché con un bando che è vero che l'affitto me lo scalano del 70%, ma io in questi 6 anni devo spendere, oltre all'affitto e alle spese di luce e riscaldamento, che devo tagliare e rifare l'impianto perché loro vogliono separarlo perché è legato alle docce e altri ambienti, per cui 12.000 euro girano su questa cosa qua, e poi ti dicono che devi caricarti manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, tutto. Non sto qua a dire tutto. Allora voglio dire, in questi 6 anni io avrò una spesa che supera i 2.000 euro all'anno di queste spese, di ammortamento per questo lavoro. Allora dico, vabbè, è vero che mi abbatti l'affitto del 70%, però non me lo abbattere del 70%, me lo dai invece che a 600 euro, me lo dai a 1.200, però questi sono locali che la ristrutturazione dovresti farla tu. Infatti, cioè, ecco, ma c'è un altro tema, sono state fatte delle... Infatti, mi sembra... So che vedi, Romano lo dice con questa pacatezza, con questo... Con la convenzione, cioè, Romano, la fortuna, c'è stata data la convenzione, non pagavamo nulla. Io facevo questo lavoro, come dichiarava la convenzione, per conto del comune. Infatti. Ecco. La convenzione non è stata più rinnovata, c'è stata la concessione. La concessione... Tra l'altro, cioè, Mano, unico tu all'inizio facevi questo lavoro con convenzione per conto del comune e spendevi zero, quindi non pagavi l'affitto. Per le utenze mi pagavo solo il telefono. Non pagavi l'affitto, non pagavi neanche luce e gas? No. Perfetto. Perché il riscaldamento lì va con la caldaia delle docce comunali, no? Ok. Pertanto andava durante il giorno... Quando chiudevano le docce alle 5:30, spegnevano il riscaldamento e lo spegnevo anche me. Avevo la luce, è un contatore della luce che va per le docce, va per il capannone che non è stato acquisito. No, immagino che non sono pensato dal gas. E va sicuramente delle docce consumano va più che Romano, va sulle parti comuni, eccetera. Sì. E lì, per diventare autonomi, bisogna fare. Allora ti chiedono di fare un locale per i contatori. Ti chiedono di mettere la norma, ti chiedono di rifare l'impianto luce e ti chiedono di separare l'impianto di riscaldamento. Adesso davvero... vedremo cosa mi diranno. Siamo stati gli unici concorrenti al bando e io da una parte ho partecipato col cuore e con la mente, parlando anche con i collaboratori, per fare del bene a queste famiglie, perché sennò io, che non guadagno niente, sto là 10 ore al giorno, non sarei un volontario. L'amore che ho per questa opera sociale mi porta a prendermi anche dei carichi. Però dico che io, Romano, che la penso così, ma un politico, e io su questo l'assessore Maiorino era abbastanza in linea, però naturalmente la giunta comunale Tizio Cagni, il bilancio è... perché in un primo momento mi hanno detto lei a settembre se ne va, perché lì i locali dovranno essere messi a profitto, che poi anche lì io, quello che mi piace molto, questo mettere a profitto, cosa si aspetta il comune che entri dentro? Non lo so, cioè io vorrei capire che sono locali a volte anche piccoli. Dopo poi, sono locali a volte che attraverso possono, le proteste, cioè... attraverso tutte le lettere che ho mandato in giro a assessori, sindaco eccetera, alla fine sono rimasti ai servizi sociali e hanno fatto questo tipo di bando con queste caratteristiche. Io spero di poter continuare avanti, ma spero che adesso andremo a fare un contratto, spero che cambiano questi tipi di politiche, di regolamenti che mettono in difficoltà chi aiuta socialmente la comunità, chi si occupa dell'accompagnamento scolastico di questi ragazzi, con tutte le problematiche che vediamo oggi nel giorno, che anche la dispersione scolastica nel 18 è aumentata. Pertanto voglio dire, sto facendo un lavoro per la comunità, è un interesse dell'amministrazione, perché è stata eletta per fare del bene al popolo, non è stata eletta per fare un'industria di... E per fare il bene al popolo si deve occupare delle persone più deboli. Io mi occupo di 177-75 ragazzi, quelli che sono,
quella cifra lì, il quale 80, 70, 80% sono stranieri con mille problemi e che vengono, sono contenti, mi vengono dalle scuole di Via Gulli, mi vengono da Settimo, mi vengono da anche fuori oltretutto. Pertanto sto facendo un'opera, non mi basta che mi dici bravo, dammi una mano, giusto? Sì, mi avrebbe da dire sì, ma sì, io sono, le spalle, io sono rimasto un attimo davvero interdetto perché, come dire, la storia parte bene, inizia con una certa logica. Sì, paradossalmente. Con una certa logica proprio di, appunto, di ok, io dove non arrivo in comune chiedo alle associazioni, dateci una mano, e quindi sembra quasi che poi nel momento in cui, immagino i problemi dell'inizio, le difficoltà, e che sicuramente all'inizio facevate anche meno bene di quanto fate adesso, molto probabilmente. Vabbè, abbiamo cominciato con, infatti, con 60 ragazzini, ecco, abbiamo sono, messo i locali 170. Ecco, cioè. E con questi 65 ragazzini, ma prima ho dovuto lavorare un mese per rimettere in ordine dentro. Per, e questo, cioè, poi finalmente funziona la cosa e dico bene, grazie, arrivederci. Ma direi che c'è proprio questa logica che è settoriale e non sistemica. Sì. Perché la prima cosa che verrebbe da dire è: c'è questa iniziativa, la valuto positivamente o negativamente? Perché è positiva? Ma perché se diminuisce la dispersione scolastica vuol dire che io i soldi che spendo li utilizzo meglio. Sono state valutate, diciamo così, le spese della dispersione scolastica anche a livello nazionale. Si parla di miliardi di soldi buttati via, perché quando un ragazzino va a scuola per un po' e poi non ci va più, quei soldi che sono stati spesi sono stati buttati via nella sostanza. Queste sono un pochettino le valorizzazioni. Allora, il tema è: se noi diciamo che c'è un tema della condizione giovanile che deve essere seguita con attenzione, è chiaro che rispetto a tutti i soggetti, e qui posso dire dalle società sportive a chi fa il dopo scuola, cioè c'è un ampio spettro di realtà, e allora valutiamo anche economicamente quelli che sono gli apporti di tutti questi soggetti, anche se il volontariato è una cosa, per esempio, che non è monetizzata. Beh, però volontariamente. Quanti volontari avete in Romano? In tutto siamo 22. Insomma, 22 volontari sono preso un valore, certo, anche economico. Ma certamente. 5 educatori, cioè, e 20. Allora, chi amministra le cose, la prima cosa sono che tutti deve... Tutti i crediti fatti al comune, allora, per dire. La prima cosa che deve fare è, bene, io ho tutta una serie di proprietà. Benissimo. A che cosa servono queste proprietà? Bene. Nel territorio periferico noi non ci riferiamo al centro, ci riferiamo al territorio periferico che è anche al centro dell'attenzione e delle politiche. Infatti. Non solo. Perché comunali. Posso fare un esempio? Sì, certo. L'Urban Center. L'Urban Center di adesso verrà spostato anche un po' malgrado, so che è una molto bella posizione, però capisco che un luogo come quello dell'Urban Center, uno dice no, lo mettiamo a reddito. Lo posso capire, cioè sei in centro a un metro dal teatro della Scala, posso capire che insomma dopo domani c'è la fila per entrare lì dentro e dire ok, ci faccio il nuovo negozio di Prada, il nuovo ristorante, chissà cosa, e il comune fa cassa, benissimo, ma che lo faccia con le stanze di Baggio del Bon Romano, insomma, questo, ma che lo faccia con le stanze di Baggio dove ce ne sono tante altre che non sono utilizzate. Infatti. Allora, se tu non vuoi come amministratore far deperire e degradare gli spazi, devi cercare di renderli utili, che siano utilizzate, perché sappiamo tutti che delle cose che non vengono utilizzate poi si degradano, poi c'è l'abusivismo, poi c'è tutto un meccanismo a catena. Allora, il tema è questo, per cui ho tanti spazi inutilizzati, cerco di utilizzare quelli. In secondo luogo, uno dice, bene, ma io faccio anche delle politiche sociali di attenzione, quindi una presenza su un territorio che può essere anche un negozio per certi aspetti, quindi anche un'attività commerciale, il fatto che un quartiere sia privo di negozi o sia pieno di negozi, le cose cambiano progressivamente. Il valore sociale di quella presenza. Esattamente. Allora, io nel momento in cui ho tutta una serie di soggetti che utilizzano degli spazi comunali, la prima cosa dovrei dire, siccome gliel'ho assegnati per fare delle cose, questi qui, questi soggetti, queste realtà, associazioni, stanno facendo delle cose sul territorio? Se non le stanno facendo è un altro tipo di discorso. Ma se le stanno facendo, la prima cosa da dire è, bene, io cerco di mantenere
queste presenze perché mi aiutano il territorio. Questo è il punto fondamentale. Allora, quando io arrivo a scadenza di contratti, di concessione, la prima cosa che devo fare è me li trattengo, gli dico: guardate che vi rinnovo immediatamente la concessione. Non arrivare a un meccanismo amministrativo, burocratico, dove ti dicono: ah, sai che cosa c'è? Tu adesso, finita la tua locazione, te ne devi andare. Eclatante è stato il caso del Perini a Quartogiaro, no? Dove Antonio Iosa si è un po' indispettito di questa situazione, fa: ma come? Sono 60 anni che faccio iniziativa qui, ho subito le Brigate Rosse che mi hanno sparato e quant'altro, e adesso il comune, dove pago anche l'affitto, mi Mi dice: dice. sai cos'è, te ne devi andare. Poi lì è stata trovata una Poi sì, insomma, il municipio si è situazione, messo di mezzo, ha cercato da. no? Per cui la soluzione è stata trovata, ma il problema non è trovare Che la poi dice soluzione. lunga, il fatto che si possa dare una soluzione dice lunga sul fatto di come questa cosa molto ovviamente non sta campando, non sta in aria, Sono le non sta in regole. aria sta Allora c'è cosa. questa regola che ci vuole una cosa molto semplice che dica: tu sei una presenza sociale, io te la riconosco e quant'altro, arrivi a scadenza, te lo rinnovo Sì, automaticamente, non sempre che tu non dica: no, guarda, io qui non ci ci sto voglio più più per stare. 100.000 motivi. Ma io, piuttosto che far andare via un doposcuola, gli dico: scusa, te ne vuoi andare via? Ma vediamo un attimino, ti Infatti quello, creo. cioè, faccia fare i conti più Ti e creo, meno, no, ti creo cioè. delle condizioni per rimanere. Invece qui è esattamente il contrario dal punto di vista economico, dove anche nella, diciamo così, della griglia del bando, l'impegno economico non è, indifferente, perché pensa, per Presento. esempio, qualcosa come il 30%, in base all'offerta economica che mi fai, no, io te l'assegno oppure no. Cioè siamo alla mercificazione, dove questo qui è il criterio. Allora è un criterio che deve completamente cambiare, e cambiare questa regola è semplicissimo, perché basta dire: io alle associazioni che ci sono in spazi, al momento della scadenza faccio una verifica del loro operato, e se tutto è tranquillo faccio un rinnovo, in maniera tale che anche chi opera non sia messo in precarietà. E non si erano messi in precarietà anche tutte quelle situazioni, pensiamo ai bambini del doposcuola, alle famiglie, che vedono lì un punto di riferimento e che a un certo punto si sentono dire: sapete cosa c'è? E non so, dipenderà da come andrà il bando. Allora, Questo. questo è un criterio sbagliato che non aiuta le periferie, Per assolutamente. Non aiuta in generale, ma le periferie in niente. particolare. Quindi o si cambia norma, altrimenti dalle affermazioni di principio vuol dire che non si ha nessuna intenzione per tornare ai fatti, se non poi fare delle cose un po' di qui, un po' di là, che delle volte non hanno nemmeno una loro chiusura, perché sembra un pochettino che si metta una scarpa e una ciabatta, francamente, anche recenti iniziative di abbellimento di spazi, e poi ci hai proprio appiccicato le schifezze. Allora non fai un intervento di Neanche, neanche il famoso, ma neanche il famoso riqualificazione. camouflage di Expo, cioè neanche quello è Cioè, peggio. veramente, c'è un modo di No, guardare io alle infatti sono un cose po' e di cubato, devo gestire dire alle Bart, devo dire la verità. cose, dove si spendono i soldi da una parte e appiccicato c'è il degrado, È pensando che non che, abbia sai, la un'influenza. fortuna ad esempio del comune in questo caso è che di fronte si ritrova gente come Romano, no? Che insomma, la brava gente che lo fa con passione, lo fa con il cuore e che pur di continuare a fare il loro lavoro, appunto, mandano giù boccone amaro pur di. Ecco, ma non c'è un signor comune. Il comune è fatto da persone. Noi abbiamo 14.000 dipendenti circa il comune, quindi non c'è un Però. signor comune, dove abbiamo visto che ci sono tantissime persone che hanno anche capacità, professionalità e spendono del loro, Sì, forse di e più di voglia quello che gli anche. viene Sì, richiesto dal contratto. infatti. Quindi il problema non è di questa natura. Qui è capire la situazione delle periferie. Perché se ne parla molto, però si approfondisce poco. Quindi si pensa che io Oh. faccio una cosa e faccio una C'è un cosa nelle nome, periferie, ma non è è il così. sindaco Sala che ha la delega delle periferie, quindi è lui che deve per primo. Anche Allora. se ieri sera, proprio nel posto in cui sei seduto tu, il presidente Piscina del municipio 2 diceva che nella loro riunione di capi, dei presidenti di municipio, ad esempio, il sindaco Sala non lo vedono dal giorno dell'insediamento. Ma io non voglio. Insomma, qui è un problema però, se non è Allora. che se colui che deve parlare di periferie non va a parlare con i presidenti delle periferie, Allora, il problema. chiamiamoli così senza offesa per i presidenti dei municipi. Però vorrei un attimino fare un
un'osservazione diversa. Il problema non è che il sindaco partecipi agli incontri con i presidenti di municipio. Il problema è che il sindaco trasferisca tutta una serie di poteri che oggi sono accentrati a Palazzo Marino, li trasferisca ai municipi, in maniera tale che i presidenti di municipio non debbano andare a fare la questo a come una qualsiasi associazione, qualsiasi cittadino, ma dicono: bene, io sono stato votato, ho una struttura amministrativa, che una struttura amministrativa, quando si parla di municipi, non dobbiamo pensare alle 20 persone che vediamo nella sede del municipio ex consiglio di zona. Non è così che si deve guardare. Si deve guardare al migliaio di dipendenti comunali che operano in ciascuna zona, dai vigili a chi opera nelle scuole materne, anche le guardie ecologiche volontarie. Le guardie ecologiche volontarie, le 200 rotte guardie ecologiche volontarie, che quindi sono addirittura volontarie, con il municipio non hanno alcun rapporto dal punto di vista organizzativo. Gerarchico, si sa che ci sono. Penso a un municipio come il 7 che ha tre parchi immensi, ad esempio. Quindi è un problema di organizzazione, dove appunto il tema non mi sconvolge che il sindaco non vada all'incontro con i presidenti di municipio. Dico che non si risolve il problema delle periferie rimanendo con un'organizzazione amministrativa che non è assolutamente decentrata. Si parla di città policentrica, ma se si vuole la città policentrica bisogna avere anche un'amministrazione policentrica. E siccome ormai stiamo traguardando il 2023, cioè 100 anni fa, nel 1923, tutti i territori dell'attuale periferia milanese, da Musocola, Ambrate, a Baggio, a Niguarda, sono stati annessi a Milano e gli ha portato via il comune, l'amministrazione, è stata centrata a Palazzo Marino. E il risultato è che la vacca ingrassa sotto lo sguardo del padrone. Se il padrone sta a Palazzo Marino, ora che arriva a Baggio, arrivederci e grazie. E quindi poi abbiamo tutta questa serie di situazioni contraddittorie che poi portano esattamente a non avere, a spostare una dirigente scolastica a Baggio, dove il dopo scuola gli viene chiesto di pagare l'affitto che prima non pagava, in più le spese di ristrutturazione. Va bene, facciamoci del male da soli. Ecco, e con questa bella chiusa di Marta Cherubini, oggi Marta chiudiamo così, però, perché mi spiace. Sì, perché tutto oggi chiudiamo con amarezza, devo dire. Ma, cioè, sono di solito non chiudiamo, di no. Solito riusciamo sempre a trovare il lato positivo. Qua oggi è complicato, abbiamo anche sforato di già 10 minuti, però insomma, oggi è veramente difficile chiudere con un po' di speranza, so come dire. Oggi chiudiamo così. La speranza. No, noi siamo decisi comunque di andare avanti. Però chiudiamo con un po' di amarezza. Però cioè, c'è una riflessione da fare, ma anche un'azione da fare. Ma confuso, cioè, diciamo, ecco. Sì, è come uno che venisse da Marte e dice: adesso mi occupo di calcio. Ma Marte, avete mai giocato a calcio? No, ecco. No, però mi occupo di calcio, mi interessa di calcio anch'io. Vabbè, d'accordo, ci interessiamo tutti di calcio, anche i marziani, prendiamo. Va bene, facciamo il bar sport, per carità di Dio. Romano, io ti faccio i complimenti perché insomma non so come tu possa fare a fare tutto quello che fai, perché grazie a tutti i volontari che hai, sicuramente. Io ho la speranza e la fiducia nell'opera che stiamo facendo, per cui io credo che potremo andare avanti e spero che anche le amministrazioni capiscano che la nostra attività, non la nostra, quella di tanti altri anche, possa essere, è una ricchezza per questa città, e guai, perché se noi venissimo a mancare la città sarebbe più buia, più brutta, più degradata, perché questi giovani devono vivere nella speranza, socializzare, e noi facciamo integrazione, facciamo inclusione sociale, facciamo di tutto, aiutiamo le famiglie, le facciamo sedere lì, ci raccontano la vita dei loro sacrifici, delle loro sofferenze. Per cui io credo che l'opera che stiamo facendo in collaborazione con tutti i servizi sociali che ci apprezzano anche del comune in zona, non apprezzeranno solo me ma anche altri che fanno altre opere, io credo che qui se c'è, come si dice, questo assessore Maiorino che dice che lui ci tiene, dovrebbe essere capace di battere il pugno sul tavolo e dire:
bisogna cambiare rotta, ecco. Insomma, speriamo, sappiamo che Maiorino insomma, intanto ci segue, allora speriamo, lo metteremo, tagghiamo, chiedo alla redazione di taggare l'assessore Maiorino nei commenti di questa diretta, così che appunto arrivi direttamente a lui. Sì, beh, la non richiesta. È un, ecco, chiaramente si hanno anche degli assessori di riferimento, ma non è un problema di allora, un assessore. No, anzi, no. Però che magari lui da molto più, anzi, diceva, più sensibile no, forse al tema, per carità, riesca ma, magari... Ma il tema è di sguardo generale, infatti, perché il tema delle periferie non riguarda... Chi è l'assessore al bilancio, se non mi ricordo? Tasca. Tagliamo anche... L'assessore Tasca, cioè, così almeno... Questo qui è un problema da affrontare Tasca. In maniera generale, non si pensi di affrontare il tema delle periferie dove ciascuno fa il suo pezzettino pensando che si riporta, ma non è così, guardate, non è così, e la situazione delle periferie che non sono degradate, sono lasciate un po' al loro destino. Quelle che sono deboli, ma poi rischio. Le vediamo nei quartieri. Ma sono a rischio degrado, perché sono lasciate lì. No, hanno la possibilità, alcune non lo diventeranno mai, altre sono belle, però il problema è che quando c'è la difficoltà, ecco, invece di alleviare la difficoltà, aiutarti, per certi aspetti gli aumenti la difficoltà. E questo che è il non senso. Questa è la richiesta appunto di molte delle associazioni che stanno e passano da questo tavolo sempre, spesso e volentieri poi con Walter riusciamo ad andare proprio nella fattispecie, come in questo caso con l'associazione Giovani Famiglia Romano. Io davvero ti ringrazio tantissimo. Grazie per il lavoro voi. Che fate, complimenti, e fateci sapere come vanno avanti anche i lavori di ristrutturazione a questo punto. E vabbè, adesso però siamo nel punto che ci hanno dato un'assegnazione provvisoria. Ah, meno male. Dobbiamo attendere di avere la conferma, perché loro fanno le verifiche amministrative, sa, magari io sono un mascalzone, ho la fedina penale, per cui devono finire le loro verifiche amministrative. Ma è giusto questo. Che il posto è giusto. L'unica cosa che hanno messo, per esempio, degli articoli che mi danno tristezza, mi dicono tu per 6 anni sarai assegnato a questa associazione, però questi locali non potranno essere sede dell'associazione. Ma che ti frega te, mi dai i locali, questa è l'associazione. Ma questo è un altro bel capitolo che si apre, però è interessante, sì, questo, cioè come non vuole tu la sede legale della tua associazione, ma poi non puoi metterla tutte a casa di Romano. Non cambia, voglio dire, però anche questo sono delle piccolezze cose che non hanno senso, che non aiutano, che ti dicono solo, ti fanno sentire io comando. È un po' sussultito e regnante, effettivamente. È una cosa stupida questa roba qua. No? Vabbè, Romano, grazie mille davvero per grazie la a voi tua testimonianza, grazie della vostra cortesia. Dai. Grazie a te, Walter. Andiamo avanti. Che fate, e noi ci vediamo martedì prossimo nella nuova puntata di Consulti Focus Periferie con la Consulta Periferie certo Milano. Mente. Grazie mille a tutti voi che ci avete seguito. Domani 12:30, sempre qui in diretta con Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.